Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi per me è domenica e adesso mi vedete qua in questa posizione diversa dal solito perché sto preparando la besciamella e sto continuando a mescolare. Ora vi faccio vedere che cosa sto preparando per il pranzo di domenica e prepareremo anche un dolcetto insieme, super veloce, super buono. E poi devo andare a messa, sono un pochino in ritardo come sempre ragazzi, cioè purtroppo io sono una persona ritardataria, cerco di migliorare, ma ahimè. Luca un pochino mi ha aiutato perché lui è molto puntuale, sempre in anticipo, io sempre quei 5-10 minuti in ritardo ci sono. Vabbè, adesso vi faccio vedere che cosa sto preparando. Allora, qui come vedete sto finendo di preparare una besciamella classicissima, veramente vi lascio le dosi che utilizzo io, ma è super super classica. Devo ancora aggiungere un po' di sale, di pepe e di noce moscata. Qua invece sto facendo cuocere dei funghi, quelli che sono avanzati da ieri, li ho tagliati a tocchetti, ho aggiunto una carota, una cipolla, uno spicchio d'aglio fatto fine fine e adesso sto facendo rosolare, ho già sfumato con il vino, ho aggiunto le erbe, quelle secche del mio balcone, il solito mix che preparo sempre che mi piace tantissimo, e ora faccio cuocere piano piano fino a completa cottura. E con queste due preparazioni voglio andare a fare una lasagnetta ai funghi che secondo me verrà molto buona, non la faccio da tantissimissimo tempo e ieri che ho visto quei funghi me ne è venuta proprio una gran voglia, quindi adesso finisco di preparare queste due cose e ci rivediamo tra pochissimo. Allora, la besciamella è pronta, invece i funghi stanno ancora cuocendo, ho aggiunto un pochino d'acqua così cuociono meglio e nel frattempo io vado a preparare un dolcetto facilissimo e buonissimo. Qua ho messo la ricotta, vi lascio comunque le dosi in descrizione a questo video, ma vedrete che è tutto un pochino a occhio. Comunque qua ho messo un vasettino di ricotta, vado ad aggiungere un paio di cucchiai di zucchero, così, anche tre, perfetto, e mescolo bene in modo che piano piano lo zucchero si sciolga con la ricotta. Ecco, a questo punto un consiglio che voglio darvi è quello di far scolare per bene la ricotta prima di adoperarla. In questo modo sarà molto più facile perché non c'è acqua. A questo punto aggiungiamo un po' di cocco rapé a occhio. Dobbiamo raggiungere una bella consistenza facile da lavorare con le mani perché, come vedrete, non ve l'ho detto, e voglio creare dei tartufini di cocco e quindi dobbiamo poter lavorare questo composto per bene con le mani. Quindi aggiungiamo piano piano il cocco fino a quando la consistenza diventa bella corposa. Come vedete appunto è tutto molto molto occhio come dosi, anche secondo i vostri gusti, quanto li volete dolci, quanto li volete coccosi, diciamo così. A un certo punto, come avete visto, inizio a mescolare un po' con le mani per rendermi conto bene della consistenza che stiamo raggiungendo, per capire quando è facile da lavorare. Per intenderci deve diventare un composto tipo quello delle polpette, perché poi noi dobbiamo fare delle palline, quindi come delle polpettine. Faccio una prova e direi che ci siamo perfette, e quindi adesso facciamo delle palline e poi le andiamo a ricoprire di cocco e le posizioniamo su un vassoio. Questo sicuramente sarà troppo piccolo, comunque vabbè, vediamo di farcele stare tutte quante, cerchiamo di farle della stessa dimensione anche se non è facilissimo,
Allora, ci proviamo. Ecco pronti i nostri tartufini al cocco, guardate che belli, sono molto appetitosi. Allora, ho messo i nostri tartufini in frigo a riposare, così saranno perfetti. Adesso cosa faccio? Ho preso la besciamella, vado a mettere una parte di funghi, frullo tutto quanto così aromatizzo direttamente la besciamella, e una parte però di funghi la vado, scusate, è andata via la voce all'improvviso, l'aggiungo dopo, così rimangono anche dei pezzetti super gustosi. E poi facciamo la nostra lasagna. Io aggiungo un po' di scamorza, se voi avete anche della salsiccia, delle cose così viene ancora più buona, ma che ve lo dico a fare. Così io ahimè non ce l'ho, e quindi la faccio semplicissima con scamorza e funghi. Adesso vado a preparare più che un secondo un antipasto e faccio dei peperoni al forno gratinati. Vado a utilizzare per condirli un mix di... come posso chiamarlo? Non mi viene il nome, ragazzi. Un pan grattato aromatizzato, possiamo chiamarlo così, che ho fatto un bel po' di tempo fa e ho conservato in congelatore. L'ho fatto con i pomodori secchi in questo caso, ma... anche qua potete aromatizzare il pan grattato come preferite, se vi fa piacere. Quando poi lo devo fare, perché questo mi è praticamente finito e penso che oggi lo finirò, ma faccio anche con altri gusti, vi faccio vedere come lo preparo. Comunque, come state vedendo, vado a dividere semplicemente i peperoni in varie fettine, li dispongo sulla teglia. Adesso aggiungiamo un pizzico di sale. Devo tra l'altro comprare il sale, una di quelle cose che quando finisce mi dimentico sempre di prendere. Vabbè, aggiungiamo un pizzichino di sale sui nostri peperoni. E poi aggiungiamo sopra il nostro pan grattato aromatizzato. Io li conservo, come vi ho detto, in congelatore e mi trovo benissimo così. Quando voglio fare queste ricette ce le ho subito pronti. Bene, allora ho sistemato tutto, adesso voglio andare a togliere i panni da fuori che sono asciutti, stendere un'altra, un'altra lavatrice, ma la lavatrice non si stende, quindi stendere altri panni che ho appena lavato e andare subito a mettere a lavare la cuccia di Thor, perché ne ha bisogno. Ma prima di fare tutto questo e poi di andare a messa, sono un po' in ritardo, ve l'ho già detto, voglio farvi vedere un paio di cose che ha fatto Luca. Allora, proprio perché avremo poche cose da portare con il trasloco, Luca ha deciso di fare
altri semi. No, ma più che altro l'ho deciso perché se non posso piantarli a giugno, se no non vengono più su. Ma non abbiamo detto cosa, magari qualcuno l'ha visto. Luca ha piantato questi bellissimi girasole, sì, che si chiamano Autumn Beauty. Beauty, sì. Sono bellissimi. È una varietà un po' più piccola. Sì, però sono bellissimi, sì, anche gli piccola, altri. Gli altri comunque stanno crescendo. Per modo di dire, un po' più piccola, perché comunque arrivano fino a 2 metri. Eh sì, gli altri comunque stanno crescendo bene. Ora vediamo questi semini. E poi se Luca va di là, prende una cosa che ha trovato veramente bella. Ora ve la faccio vedere. E l'ha trovata mentre portava Thor fuori al fiume. Oh, dove sei? Guardate, che bel legno, cosa ci vuoi fare? Adesso questo è un progetto che voglio fare. Vorrei attaccarci le piante aeree, quindi la tillandsia. Bellissimo. Adesso noi non abbiamo una sola, però visto che ha fatto una figlia, quindi poi vorrei dividerla. Facciamola vedere magari la figlia, che non l'abbiamo fatta vedere. Poggialo sulla sedia, bravo. Guardate che bello, trovato al fiume. Veramente bello come legno. E li vendono così, vero Lu? Sì, anche sale. Sì, mettila qua così la facciamo vedere bene. Guardate, sì, la figlioletta. Vedete? Adesso aspetterò che cresca ancora un pochino, poi sì, perché si stacca piano piano e... Esatto, spero quello... sì. Non so sai se in video proprio rende bene, forse così la sì, vedono, sì, questa sì, qua. Quella lì. Mm. Si stacca piano piano e poi l'attaccherò con un filo da pesca a questo ramo. Esatto. Poi magari adesso le idee vengono e vanno, magari, magari poi ci farò toccare anche del potos, delle piante così. Dobbiamo provare, bisogna sperimentare. Ho delle idee adesso per la nuova casa, dei progetti che poi vedremo. Tanti progetti. Tanti. Allora, come avete visto, ho raccolto i panni, ho steso quelli nuovi, adesso metto a lavare la cuccia di Thor e poi vado a messa. Se sentite rumore è lo scotch perché Luca sta facendo un sacco di scatole, mentre io ho cucinato ne ho approfittato per continuare a fare scatole, che ce n'è tantissime, veramente tantissime, tantissime scatole. Allora, noi stiamo per fare una cosa che... Fai vedere la faccia, Lu?
Forse una cavolata. Comunque, fai vedere bene le scarpe, Gira. Queste scarpe mi piacciono tantissimo, sono delle Spadrilles, però questa parte mi scivola sempre, va giù e mi fa venire un sacco di bolle. E quindi alla fine le ho sempre utilizzate con questa parte giù, perché non mi stanno addosso con questa parte. Per cui ho detto a Luca, proviamo a tagliare, a lasciare solo questa parte qua, fare una ciabattina. Vediamo cosa viene. Allora, sono molto soddisfatta del risultato, aspettate ve le faccio vedere, sono come delle ciabattine, sono da rifinire ancora, però almeno così riesco a portarle e sono riuscita a recuperarle. Mi dispiaceva troppo buttarle via perché le ho prese l'anno scorso, erano molto belle, cioè sono molto belle, ma non mi ero accorta che fossero così scomode, così invece, guardate, riesco a tenerle tranquillamente. Bene, ora posso andare a messa con le nuove ciabattine. Allora, abbiamo finito pranzo, ci siamo riposati anche un po', ho fatto il caffè a Luca e come avete visto vi ho lasciato qualche immagine meravigliosa di Rambo, avete visto che musetto stupendo? Invece sono un po' preoccupata per i due uccellini piccoli perché litigano come non so cosa, adesso abbiamo messo un divisorio, si chiama così? Divisorio per lasciare un uccellino da una parte e l'altro dall'altra, ora non li filmo perché sono troppo inquieti. E non so come mai hanno iniziato a litigare così tanto, è solo che adesso che sono divisi sono inquieti comunque, perché lo spazio è più piccolo, ora dobbiamo studiare un'altra soluzione per loro due. Tra l'altro vi lascio l'immagine di uno dei due, che è quello più tranquillo, che si fa fare tutto, tutto bagnato, su Instagram l'avete già visto, ma è qualcosa di meraviglioso. E tra l'altro ne approfitto anche per, visto che oggi per me è la festa della mamma, ma questi auguri arriveranno in ritardo, mi dispiace, comunque per fare gli auguri a mia mamma, che ho già sentito, per fare gli auguri a tutte le mamme e anche a chi, diciamo, non è mamma per il, come posso dire, non è, diciamo, effettivamente mamma, diciamo così, ma in realtà tutte le donne sono mamme, secondo me, perché noi abbiamo un istinto materno, un qualcosa dentro, e ogni volta che ci prendiamo cura di qualcosa, di qualcuno, lo tiriamo fuori, quindi siamo tutte mamme. Ad esempio, io mi sento mamma dei miei animali, lo dico proprio chiaramente, quindi un augurio in realtà a tutte le donne, perché siamo tutte mamme, magari a volte in modo diverso, non nel classico modo convenzionale, ma lo siamo tutte. Bene, adesso come state vedendo mi metto a stirare tutta questa roba qua. Oggi pomeriggio Luca mi ha aiutato, abbiamo girato due video bellissimi sulle piante e uno sugli errori più comuni che si fanno, errori che abbiamo fatto anche noi, e uno sulle piante grasse. Poi abbiamo altri video che vogliamo girare, ma ci vuole un po' più di tempo. Adesso io stiro queste cose, poi mi alleno perché non sono stata tanto brava questa settimana. Vabbè, l'ho detto piano, ma l'avrete capito, voglio, vorrei essere un po' più costante, ma faccio fatica comunque. Poi mi lavo i capelli e basta. E la nostra domenica praticamente è conclusa. Mi auguro come sempre che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. E mi raccomando, fatevi sentire nei commenti perché mi piace sempre tantissimo. Io vi ringrazio di tutto, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo domani.